Venegri, direttore del Parco Veglia d'Evero e Alta Valle Antrona. Il turismo è senza ombra di dubbio uno degli aspetti fondamentali. Voi avete lavorato molto con la Carta Europea del Turismo Sostenibile, di cui farete prossimamente anche degli altri incontri e aprirete dei nuovi tavoli di confronto. Domanda bruciapelo: il turismo può essere una carta di rinascita per il territorio solano? Assolutamente sì, il turismo è una delle chance che questo territorio si deve giocare per uno sviluppo economico e sociale futuro importante. Ovviamente bisogna pensare a quale tipo di turismo, su quale tipo di turismo bisogna puntare. Noi come ente di gestione di aree protette, ovviamente puntiamo su un turismo che sia sostenibile. Un turismo sostenibile quindi vuol dire che sia un turismo che ha attenzione non solo alle esigenze del turista, ma alle esigenze della popolazione locale e alle esigenze del territorio. Quindi queste tre componenti devono essere tenute in considerazione, devono essere rispettate nel impostare un discorso di tipo turistico. Il turismo sostenibile classico, ovviamente, è quello che possiamo dire, quello naturalistico, quello legato all'ambiente e alla natura, ma non è solo quello, è proprio la modalità con cui si fanno le proposte, con cui si va a lavorare nell'ambito del turismo che determina questa caratteristica di sostenibilità, sostanzialmente. Quindi non, bisogna pensare che lavorare sulla Carta Europea del Turismo Sostenibile voglia dire solo ed esclusivamente fare proposte di tipo naturalistico. Insomma, ci sono iniziative che sono state proposte nell'ambito della Carta, anche di altro tipo, che vanno verso proposte di escursioni dedicate anche ad argomenti che riguardano la cultura, le tradizioni del territorio, l'architettura, la geologia, la mineralogia, altri argomenti di questo tipo. Oltre al fatto che queste varie proposte vanno sempre un po', come dire, abbinate a quello che sono le caratteristiche dei prodotti del territorio e della gastronomia, che sono sempre l'argomento che va abbinato a ogni proposta perché è un argomento che è di sicuro interesse per tutti i vari settori turistici, sostanzialmente. Grazie.